C'è una reina indiscussa in questa edizione del Grande Fratello VIP ed è Oriana Marzoli. Ora si viene a scoprire che la modella venezuelana ha avuto come fidanzato un ragazzo italiano. Un frequentatore, proprio come lei, di reality e trasmissioni TV. Tra l'altro il rapporto con l'Italia per la frizzante 31enne non si esaurisce qui. Oriana vanta infatti origini italiane avendo avuto un nonno romano. Certo, nel nostro paese, a differenza di Spagna e America Latina, Oriana Marzoli non era conosciuta fino alla sua partecipazione al Grande Fratello VIP. Ma in pochi mesi è riuscita comunque a guadagnarsi la fama, grazie al reality condotto da Alfonso Signorini. Il suo rapporto tormentato con Daniele Dal Moro e soprattutto le uscite. Il suo far uscire senza freni tutte le sue emozioni all'interno delle quattro mura della casa. E spesso a scapito dei coinquilini l'hanno fatta balzare in cima alle classifiche di gradimento. Ora andiamo a scoprire chi era il suo compagno italiano. La storia di Oriana con il famoso compagno italiano. Qualche anno fa Oriana Marzoli ha partecipato come corteggiatrice alla versione spagnola di Uomini e Donne. Ebbene, in poco tempo, grazie alla sua esuberanza, è riuscita a conquistare il ruolo di tronista proprio nello stesso periodo in cui il trono maschile era occupato da un ragazzo di Napoli. Stiamo parlando di Tony Spina, biondo dal fisico palestrato e la faccia sveglia da scugnizzo. Tra i due è scoccata subito la scintilla. Oriana Marzoli e Tony Spina hanno iniziato a frequentarsi lontano dalle telecamere e la redazione spagnola di UED. A differenza di quanto fatto da quella italiana in altri casi analoghi, li ha lasciati fare. In caso di fine della storia i due sarebbero tornati sui rispettivi troni. Ed è proprio quello che è successo dopo pochissimo tempo. Successivamente, però, ecco il colpo di scena. Oriana non riesce a dimenticare Tony Spina e fa un passo indietro lasciando il ruolo di tronista. Voglio lasciare il trono perché ti penso ancora, ha spiegato Oriana Marzoli. Mi piacerebbe diventare una tua corteggiatrice. Non riesco proprio a dimenticarti. Se ti fa piacere, quindi vengo a corteggiarti. E così la modella ha fatto, riuscendo nuovamente a conquistare Tony Spina. I due fidanzatini hanno poi partecipato all Isola dei Famosi, spagnola, e in seguito ad un reality cileno. Proprio durante quest'ultima esperienza TV, tuttavia, i due si sono separati.